Come hai conosciuto la tua socia? Allora, siamo nate e cresciute nella stessa città e la prima volta che ci siamo conosciute era negli scout. Io ero una renna e lei un Edelweiss. Io e Francesca siamo cresciute nella stessa città e poi ci siamo sempre incontrate agli scout. E nei conigli era lei, io credo, nelle stelle alpine. Cosa hai pensato la prima volta di lei? Era bellissima. È bellissima e biondissima. I tre aggettivi con cui la descriveresti oggi? Allora, determinata, coraggiosa e intrepid. Caparbia, intrepida e un po' ansiosa. Com'è nata l'idea di intrepid? È nata da un sogno nel cassetto e un giorno ci siamo volute buttare in questa avventura e da lì intrepid. Intrepid nasce a New York, Manhattan, porto 86, porta aereo Intrepid, durante la maratona ovviamente. Il consiglio più importante che vuoi dare agli start-upper? Usare sempre tanta razionalità, ma avere coraggio e guardare sempre avanti. Di stare molto concentrati sull'obiettivo e ascoltare molto il cuore. Perché Intrepid? Intrepid perché ci stavamo recando alla partenza della maratona di New York e siamo passate di fianco all'Intrepid sul molo 86 di Manhattan e da lì un tuffo al cuore e quindi ce lo siamo stampate sulla pelle e è rimasto nel cuore e nella mente. Intrepid perché è intrepido tutto ciò che facciamo. La tua definizione di avventura? Un'esperienza unica, straordinaria, singolare. Avventura, un salto nel buio. La donna più avventurosa che conosci? Carlotta. Francesca, ovviamente. L'avventura più divertente tra quelle che hai fatto? Intrepid. In Africa ho fatto dei safari meravigliosi e molto avventurosi. L'avventura più spaventosa? Spaventosa non lo so. Intraprendere qualcosa nella vita di tutti i giorni quando non sai come va a finire. L'avventura che non avresti mai il coraggio di fare? Nulla. Ho bisogno di adrenalina e qualsiasi avventura è per me stimolante. Nessuna, perché sono un po' spericolata di natura, per cui farei di tutto. Esprimi la tua preferenza, bianco o nero? Bianco. Nero. Misterioso o trasparente? Trasparente. Misterioso. New York o Londra? New York. New York tutta la vita. Luna o Marte? Luna. Marte. Pizza o sushi? Pizza. Pizza. Vino rosso o champagne? Champagne. Felpa col cappuccio o senza? Col cappuccio. Inverno o estate? Estate. Mare o montagna? Mare d'estate e montagna d'inverno. Mare d'inverno e montagna d'estate. Treno o bicicletta? Bicicletta. Treno. Camping o couchsurfing? Camping. Zaino o trolley? Trolley. Zaino. Qual è la tua prossima avventura? È una sorpresa, questo non posso dirvelo. La mia prossima avventura deve ancora chiamarmi, chissà. Girati e di cosa pensi di lei? Sono molto felice di fare questa avventura con te. È un sogno che stiamo realizzando e che sono sicura ci darà delle grandi soddisfazioni e questo lo potevo fare solo con te. Sei una gran rompipalle, ma ti voglio un bene dell'anima e sei una grande donna. Grazie!